Giulio. Io adesso nel frattempo accanto a me c'è Carlo Passerini, che è uno dei nostri amici, ha scelto di far parte questa domenica pomeriggio piovosa di questo equipaggio del Radio Ride. E io Carlo l'ho coinvolto tirandolo giù, cioè, con i bambini che devono andare dopo una festa. Dico, Carlo, ti ho coinvolto in questo Radio Ride. Carlo, ti do un passaggio in città. Rivieni con noi. Molla casa e vieni con noi. Allora, una delle prime suggestioni del Kinetic Radio Ride era il fatto che Kinetic e movimento significa la dance e quindi la musica. Infatti toccheremo più tardi lo Stadio Flaminio e parleremo anche di ciò che è accaduto in questa città rispetto alla grande epopea delle culture pop, di cui Carlo è un grande testimone. Chi di voi ha conosciuto Mr. Fantasy? E vi informiamo che è appena uscito qualche mese, anzi un anno fa circa, il libro. No, per il libro di Mr. Fantasy, certo, no, poi quando arriviamo al Flaminio magari ne parliamo. C'è stato il primo grande concerto da stadio italiano, furono gli Emerson, Lake & Palmer nel 1972. Cero mi manca, e poi ce ne sono stati tanti altri. Ma di due parole sulla scultura di Ceroli, siamo passati davanti al centro Sacra Rubra della Rai, dove c'è il Pegaso di Ceroli, no? Dove c'era c'era da dire un sacco di cose, solo che siamo persi, infatti siamo assorti qui, ora che non lo fa voglio. Qui abbiamo Giulio che adesso sta guidando, aspetta che gli passo l'auricolare.